Siamo, Vandino, a meno 9 partite da quello che dovrebbe e dovrà essere, presumo, il successo della Pistoiese in questo campionato che sarebbe strameritato. Mi diverto spesso a fare dei conti, così, mantenendo la quota inglese, come si è sempre detto, che in genere è vincente, vittoria in casa e pareggio fuori, la Pistoiese sarebbe irraggiungibile. Per il Foligno, perché vorrebbe dire che batte il Foligno all'ultima giornata e nello scontro diretto, e al massimo soltanto l'Arezzo potrebbe raggiungerlo alla pari con 2 partite terminate per 1-1. Ma questa è pseudo fantascienza, perché il passo della Pistoiese da credere che Foligno e Arezzo facciano 9 vittorie, perché il Foligno ce n'ha altre 4, sarebbero 13, Potevano anche sarebbe giocare con loro. impossibile. Sì, e quindi si porterebbero via dei punti. Ma comunque, presa squadra per squadra, il Foligno ha 4 vittorie consecutive e altre 9, francamente, lo vedo irrealizzabile. Quindi, se la Pistoiese mantiene desta l'attenzione e la qualità del gioco che tuttora esprime, penso che quest'anno effettivamente, anche facendo debiti scongiuri, non ci dovrebbero essere problemi per vincere questo campionato, no? Sì, mi sembra, anche se non bisogna darlo per scontato, perché insomma bisogna sempre vincerlo. Infatti domenica già abbiamo fatto questo pareggio, anche un po' sofferto, Sperando la vittoria in fondo, però. però poi sfiorando la vittoria in fondo, per cui non diamo niente di scontato, però effettivamente la Pistoiese, soprattutto per quello che dicevi, sta ancora esprimendo un calcio superiore di gran lunga a tutte le altre, un gioco soprattutto di attacco veramente spumeggiante. Credo che sia complicato per le altre. Comunque, insomma, teniamo sempre alto l'interesse, soprattutto. Mi piacerebbe, e quello dico, lo ripeto ogni volta, ma mi piacerebbe che la gente non lo desse per scontato per non venire neanche allo stadio, perché veramente questo È un'altra battaglia. diverte la Pistoiese ed è uno spettacolo nello spettacolo. L'ultima partita, grazie a mio figlio, sono andato fra i tifosi in curva, è stata veramente una cosa bella da tifoso come sono io, è stata veramente un'esperienza bella e vorrei che fosse condivisa anche da tanti altri pistoiesi che sono sicuro ci sono, ai quali piace la Pistoiese, che ancora però no, non vengono allo stadio in massa. Ecco, questo secondo me si sbaglia perché è vero, non ci sono grandi squadre che andiamo a affrontare, però insomma la Pistoiese vale la pena soltanto per il gioco che fa e per i gol che fa, perché poi Certo, insomma e poi è una cosa che dura da un anno proprio come tempo, perché da quando è venuto Moggia praticamente si è visto solo vittorie, un solo pareggio con l'Arezzo. Quindi, ecco, guardando una casellina un po', mettiamo che sia acclarato questo fatto, la Pistoiese viene fra i professionisti, e cambia un po' il discorso anche economico, eh? Quindi ci state già pensando o no? ora, sai, io, quando parli al plurale Al in queste cose, plurale. io non è per togliermi dagli impegni, ma è chiaro che questo ci deve pensare la società. I miei impegni li ho sempre fatto fronte, ne farò fronte fino a che ci sarò. Mi immagino, sono sicuro che la società ci sta pensando già da tempo, anzi l'ho anche letto, il presidente l'ha dichiarato, che ci sta pensando già da diversi mesi. Visto l'andamento della squadra, visto l'impegno, ma mi sembra anche dimostrato dal fatto che insomma, ci si muova anche un po' a livello giovanile, a 360 gradi nelle varie occasioni. Vedo, si Le va nelle scuole. scuole, si va, si sono nati dei club che da anni non esistevano più, insomma, sono nati 2 o 3 club negli ultimi 6 mesi, Ma l'iscrizione al campionato costa parecchio, e questo però l'iscrizione al campionato costa parecchio e sicuramente è un dato vero. Ora, ripeto, spero, sono sicuro che la società ci sta pensando e stia prendendo le dovute precauzioni per non trovarsi a delle sorprese. Da parte mia, ripeto, darò il mio contributo e la mia per la causa, però è chiaro, sicuramente non spetterà a me far fronte Certo.
a certi impegni. Certo, ci vorrà magari un pool di persone, perché mantenere l'ossatura della squadra penso sia positivo, perché è già un anno che lavorano bene questi giovani con un ottimo trainer come Morgia, e francamente poi non è che manchi molto, un mese e mezzo, poi si fa la squadra verso maggio. Di solito in aprile le squadre che vogliono trovarsi bene l'anno dopo devono cominciare a guardarsi intorno e a fare movimenti, sì, anche a livello di squadra, di qualche giovane bravo, qualche insomma, aprile. Poi è un lavoro che dura 365 giorni, perché sì, poi sì, una società che si chiama così, seria, deve farlo tutto l'anno, di intraprendere o di intrattenere buoni rapporti con altre società, perché poi la Pistoiese credo che avrà bisogno anche di fare un po' delle sinergie con società più importanti, di Serie B, di Serie A, e credo che il nostro mister ci abbia questi rapporti e possibilità di farlo, e credo che sarà anche fatto, insomma, questo, sono sicuro che la Pistoiese, se andrà in Serie C, si troveranno sicuramente la quadra, via. Insomma, i giovani ci sono, la squadra c'è, il tecnico c'è, quindi lo sponsor c'è, sarà il 22esimo anno, quindi non c'è problemi. Grazie. Grazie.